SIGEP 2018, ci troviamo allo stand della Nat Food e siamo in compagnia di Alessandra Caletti, la responsabile marketing della NF Food SPA, proprietaria del marchio Nat Food. Alessandra, bentornata, bentornata dinanzi a questi schermi che non sono quelli di VendingTV.it ma di OrecaTV.it. Grazie, grazie mille a voi di essere qua con noi. In questa edizione di SIGEP 2018 presentiamo tante novità. È complesso partire e capire da quale novità partire a spiegare, però diciamo che il focus di questa fiera per noi è la gamma di gelati che presentiamo con preparazione a freddo, con ingredienti speciali, funzionali, come possono essere la moringa piuttosto che il meliloto. Io so che tanti non sapranno di cosa stiamo parlando, però sono ingredienti funzionali che saranno famosi tra qualche anno, come ad esempio è stato per il ganoderma o la spirulina. Anni fa nessuno li conosceva, adesso sono di moda. E quindi noi abbiamo fatto un sacco di gelati con base bianca, clean label, quindi etichetta pulita, con questa aggiunta di ingredienti funzionali, nonché aggiunta di tè infusi. Noi distribuiamo in Italia in esclusiva su tutto il territorio il tè Dilma, che è un tè originale di Ceylon, che abbiamo utilizzato per fare appunto questi nostri nuovi gelati al tè. Alessandra, voi siete degli innovatori. A ogni fiera, ogni manifestazione fieristica presentate delle novità e il vostro catalogo è sempre più ricco. È azzardato andare a chiederti quante sono le referenze che voi offrite al pubblico dei bar, dei bistrò, delle pasticcerie e tante altre micro categorie dedicate alla somministrazione attraverso i vostri 300 e più venditori? È una domanda effettivamente ricorrente, perché mi rendo conto che la curiosità è tanta vedendo tutte le nostre referenze. Effettivamente noi abbiamo intorno ai 1500 articoli a catalogo, ma diciamo che è necessario proporre sempre articoli nuovi, prodotti nuovi, ma soprattutto concetti nuovi, concetti che siano rispondenti alle necessità dei consumatori e che stimolino anche il consumo e che stimolino le vendite dei nostri barman. In effetti è abbastanza comune che i nostri clienti entrino nei nostri stand chiedendo che cosa ci propone di nuovo Nat Food questa volta. 1500 referenze mi fanno immaginare un magazzino merci con il materiale pronto per ognuna di queste, che è veramente infinito, grande quanto Piazza San Pietro, forse anche di più. Sì, in effetti la nostra organizzazione logistica è ben organizzata. Abbiamo un magazzino centrale di oltre 15.000 posti pallet che si trova dove abbiamo la nostra sede in provincia di Reggio Emilia. Più abbiamo una serie di altri magazzini distribuiti su tutto il territorio nazionale, perché appunto la nostra specificità è anche quella di poter servire tutta Italia con velocità e prontezza, in modo che appunto le nostre novità presentate qui possano arrivare a tutti i clienti, bar e a tutti i consumatori. La vostra rete vendita è costituita da oltre 300 venditori. Siete bravi, siete bravissimi, siete ovunque e si vede, si percepisce, perché appunto si guarda sul territorio, ma c'è sempre, sai, la rete che ha una maglia un po' più larga e quindi
qualcuno scappa perché è nuovo, è appena entrato nel segmento della somministrazione, non ha mai avuto la visita di un vostro venditore per qualsiasi motivo, e dunque se è dall'altra parte e desidera entrare in contatto con la vostra rete vendita, quindi avere maggiori informazioni rispetto alla gran varietà dell'offerta presentata da Natfood, qual è l'indirizzo di posta elettronica attraverso cui è possibile entrare in contatto con voi? Allora, noi abbiamo un indirizzo che è contatti@natfood.it, o più semplicemente basta telefonare. Noi riceviamo decine di telefonate ogni giorno dai baristi, dai pasticceri, dai gelatieri che vogliono essere in contatto con noi, e rispondiamo prontamente nella stessa giornata, quindi potete tranquillamente contattarci. Appunto, la nostra rete distributiva ben presente sul territorio risponderà con prontezza. Grazie Alessandra. Amici, per il momento qui dallo stand di Natfood è tutto. Io abuso della sua gentilezza, che prima dell'intervista ha detto: cosa posso offrirti? Abbiamo questa crema, questa novità, questa cioccolata, questo tè. Io ho detto no, prima delle interviste mai, dopo sì, con grande piacere. E dunque saluta tutti loro che sono dall'altra parte. Grazie e un caro saluto a tutti. Io nel frattempo resto qui per pochi minuti, ma poi continuo insieme a telecamera e microfono per documentare le altre novità presentate qui al SIGEP 2018. Non andate via!